sinceri della famiglia hanno voluto ricordare qui a Civitanova Alica e credo che a loro si stringeranno anche i loro connazionali, qualche funzionario consolare. Hanno voluto creare un'ulteriore occasione di ricordo e anche di dare un segnale di solidarietà e di richiesta di giustizia, così come hanno fatto sin dall'inizio. Civitanova è importante perché è stato il luogo dove purtroppo si è consumata la tragedia e dove oggi hanno trovato ospitalità per ricordare la memoria di Alica e per rinnovare anche questo gesto di fratellanza, di solidarietà. Ha intenzione di rimanere a vivere qua in Italia, qui nelle Marche? Sì, sia la signora Charity che figlio hanno in più occasioni manifestato l'intenzione, la volontà e il desiderio di rimanere in Italia, perché hanno trovato comunque intorno grande solidarietà e posto dove Emanuele è nato, dove è cresciuto, quindi vorrebbero rimanere in Italia. Quello che si aspettano, forse ancor più per effetto di questa triste tragedia, è qualche segnale di concreta disponibilità per una collocazione lavorativa, per una collocazione abitativa, che siano diverse da quelle che hanno avuto fino adesso e che non sono le migliori rispetto alle loro aspettative e anche alle loro esigenze familiari di crescita dei figli. Qual è il sentimento? Che cosa dice, chiede Emanuel? Ha visto mai il video? Emanuel sì, ha visto il video poco dopo il fatto e lui con grande rispetto, anche con grande amore per il padre, chiede che sia fatta giustizia e chiede che nella memoria del padre gli siano date le condizioni che il padre gli avrebbe potuto dare per continuare a vivere. Noi sappiamo che, a prescindere da come andrà il processo a carico del signor Ferlazzo, difficili saranno le prospettive risarcitorie in favore di questa famiglia, credo quasi pari allo zero, però con grande sacrificio stanno cercando di crearsi le condizioni per rimanere qui, per trovare una collocazione abitativa diversa e magari si aspettano anche un po' di concreta solidarietà.